Il brano del Vangelo di questa domenica è abbastanza tosto. Scommetto che abbiamo fatto un po' fatica a seguirlo, a capirlo, a capire che cosa ci volesse dire Gesù con questo brano di Vangelo. Cerchiamo di andare un pochino con ordine. Giovanni, l'Evangelista, ci racconta questo incontro tra Gesù e un gruppo di persone molto molto particolare. Questo gruppo di persone ci viene descritto da Giovanni, l'Evangelista, così: disse Gesù a quei giudei che gli avevano creduto. Quindi di per sé l'inizio di questo brano è molto incoraggiante, perché ci fa vedere Gesù che parla con delle persone che avevano iniziato a credergli, che avevano iniziato a seguirlo, che avevano iniziato, potremmo dire così, a stare dalla sua parte. Quindi l'inizio è molto buono. Gesù però dice una cosa molto, molto importante e molto forte. Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli. Occorre rimanere nella parola di Gesù. Rimanere può anche voler dire restare, restare fermi, restare lì, non staccarsi mai dalla parola di Gesù. Con una parola un pochino più difficile, dovremmo dire questa cosa, che Gesù invita queste persone a essere perseveranti, cioè a non stancarsi di ascoltarlo, a non stancarsi di stare con lui. E se ci pensiamo, noi non siamo così bravi nella perseveranza, perché una volta ci abbiamo voglia, una volta non ci abbiamo voglia, una volta siamo contentissimi di essere cristiani, l'altra volta magari, un'altra volta magari diciamo ma chi ce l'ha fatto fare, e rischiamo di allontanarci un po' da Gesù. E allora una domanda un po' particolare che potremmo farci è proprio questa: nel mio cammino di fede, nel mio cammino di amico di Gesù, che cosa mi impedisce di stare sempre con lui? Potrebbe essere la pigrizia, è quella che va per la maggiore, Potrebbe essere la non voglia, oppure potrebbe anche essere qualche vicenda della vita un po' particolare, magari legata a qualche sofferenza, a qualche fregatura, a qualche dolore. Allora ci viene un po' a mancare la voglia di stare con Gesù. Questi giudei poi non mollano, e continuano ad accusare Gesù di essere un pochino difficile nel parlare, di essere un pochino difficile da seguire, e addirittura vanno a scomodare Abramo. Chi era Abramo? Abramo era considerato il padre nella fede di tutto il popolo ebraico. E Gesù dice: ah, voi vi definite figli di Abramo. Benissimo, allora se siete figli di Abramo, fate le opere di Abramo. Potremmo chiederci allora, ma di quali opere sta parlando Gesù? Che cosa ha fatto Abramo che anche noi dovremmo fare per essere veramente suoi amici? Non so se avete presente la storia di Abramo, Poi il Papa in questi giorni è nella terra di Abramo, quindi proprio bella questa coincidenza, no? Abramo a un certo punto riceve da Dio un comando: alzati, vai via dalla tua terra, vai via dalla tua casa, lascia tutto e vai dove io ti indicherò. Nel racconto della chiamata di Abramo mi colpisce sempre il fatto che Abramo non dice neanche una parola. Noi avremmo detto: momento signore, fammi fare qualche conto,
Però perché mi stai chiedendo un po' troppo, eh? Devo lasciare tutto, devo lasciare la mia casa, devo lasciare le mie cose per andare dove? Boh, non sono neanche sicuro che mi farei arrivare a questa terra e fossi matto, non ci vado, penso ai fatti miei. Io avrei risposto così, non so voi, no? Ecco, Abramo ci insegna questo, ecco le opere di Abramo che anche noi dovremmo fare, ascoltare la parola di Dio e accoglierla nella nostra vita. Ad Abramo Dio ha detto, vai per i fatti tuoi, nel senso, ti basta la mia parola, ti basta quello che ti dico io, ti deve bastare la mia promessa, tu fidati di me. Ecco l'opera più grande che noi possiamo fare per essere amici di Gesù. Fidarci di quello che Lui ci dice. Fidarci di quello che Lui ci propone. Anche se a volte ci sembra troppo, ci sembra esagerato, ci sembra addirittura lontano da quello che avremmo scelto noi o lontano da quello che noi intendiamo come vera libertà e vera realizzazione di noi. Gesù ci chiede questo oggi. Ti fidi di me? Ti fidi di quello che io ti dico? Ti fidi di quello che io ti propongo? Ti fidi del modo di vivere che deve essere come il mio e che io ti propongo? Ecco, Gesù ci chiede questo. Gesù ci chiede oggi se gli crediamo veramente. Se crediamo veramente che Lui è il Figlio di Dio. Provate a guardare sul foglietto, perché mi serve che guardiate il testo. In fondo, proprio l'ultima riga, quando Gesù dice, proprio a conclusione, quando addirittura questi qua vogliono tirargli le pietre per ucciderlo, rispose loro Gesù, in verità io vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. Come è scritto io sono? Grande maiuscolo, sia io e sia sono. In genere, quando due parole sono scritte con la lettera maiuscola? Quando? Sono? Due? Nomi, eh? Il vostro nome e cognome come lo scrivete? Con la lettera minuscola? Con la lettera maiuscola. Giusto? Quindi Gesù dicendo io sono ed è scritto con la lettera maiuscola voleva dire oh io sono Dio, questo è il mio nome certamente è Gesù, ma soprattutto il mio nome è Dio, io sono Dio. Gesù quindi non dobbiamo pensarlo solo come un uomo, certo è un uomo come noi, ma in quell'uomo che noi chiamiamo Gesù noi troviamo Dio, noi troviamo colui che può darci la vera libertà. E la libertà, ragazzi e adulti, non vuol dire faccio quello che voglio, perché altrimenti verrebbe fuori un macello. La vera libertà è quella di essere felici nel cuore, è quella di avere niente che ci rende tristi, che ci rende schiavi. Gesù dice, tutti siamo schiavi del peccato, cioè delle cose brutte che tutti noi facciamo, perché nessuno di noi è perfetto. Ma se noi crediamo in quell'amore di quel Padre che è Dio e che ha mandato Gesù per salvarci, allora neanche il peccato, neanche la cosa più brutta che noi compiamo o che ci capita nella vita può rattristarci, può deluderci, può farci essere tristi. Ora proviamo oggi a rinnovare la nostra fiducia in Dio, magari anche chiedendoci, come dicevo prima, che cosa nella mia vita mi è di ostacolo nella mia fede. E proviamo a dircelo proprio con coraggio. Ecco, io faccio fatica a credere per quella cosa lì, per quell'episodio lì, per quella esperienza lì, faccio fatica per quel motivo lì e lì chiedo a Gesù di aiutarmi a vincere quell'ostacolo lì, a superarlo, addirittura a usare quell'ostacolo per continuare la mia vita di fede. Un modo è anche appunto la preghiera. E cari ragazzi,
La preghiera del Padre nostro, se ci pensiamo, racchiude quella parte lì. Quando noi alla fine diciamo e non abbandonarci alla tentazione, vuol dire proprio quello. Tentazione vuol dire proprio ostacolo, inciampo. E la preghiera ci permette di superare quell'ostacolo lì. Certo che se noi usiamo l'ostacolo per dire basta, non me ne frega più niente, smetto, tanto tutto inutile, allora è un pochino più difficile. Ma proviamo a sfruttare l'occasione e di chiedere nella preghiera questo aiuto, di continuare a credere anche quando diventa difficile, anche quando ci sembra impossibile.